Dopo l'articolo pubblicato dal quotidiano Gazzetta del Sud in data 9 agosto, in cui è riportato nel titolo Stilo da parte del Ministero dell'Interno al Tribunale Civile di Locri, chiesta l'incandidabilità dell'ex sindaco Meriello, istanza estesa anche all'ex assessore Stillitano. L'ex sindaco Giancarlo Meriello non ci sta ed emette una nota stampa in cui puntualizza. Sono necessarie, scrive, talune precisazioni muovendo dal presupposto che ho sempre amministrato nel rispetto della legalità e della trasparenza e di non aver assunto comportamenti che hanno dato causa allo scioglimento. Trovo curioso poi che la procedura per l'incandidabilità venga celebrata con anticipo rispetto a quella dinanzi al TAR del Lazio, costituendone questa il presupposto essenziale della prima. Ma ricordiamo qualche dichiarazione di Meriello subito dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Stilo avvenuto a maggio 2019. Sono fermamente convinto di aver operato in tutti questi anni aspettando la legge e avendo come primo obiettivo il benessere dell'intera comunità stilese. Ognuno si deve prendere la responsabilità per aver fatto cadere su Stilo un'onta così grave, mai vista nella sua storia. A Stilo il prefetto di Bari ha affermato che Stilo è un'isola felice e dopo un mese ha mandato la commissione d'accesso agli atti. L'amministrazione da me guidata ha sempre dimostrato concretamente con atti ufficiali e non a parole di essere lontana da ogni logica criminale e ancor più da ogni logica mafiosa o di criminalità organizzata. Riprendendo la nota stampa, Meriello continua, puntando il dito contro l'articolista che incappa in un abbaglio perché il pezzo sviluppa la vicenda di alcuni immobili abusivi di proprietà di un esponente apicale della consorteria territorialmente egemone e demoliti a dicembre 2012, rispetto ai quali non è stata avviata l'azione di rivalsa da parte dell'amministrazione comunale, e il caso degli immobili confiscati al clan Metastasio. È improprio sostenere che l'amministrazione comunale non abbia incanalato l'azione di rivalsa, continua Meriello. Ciò è stato fatto tramite missiva trasmessa il 31-12-2018 dal responsabile del settore tecnico manutentivo dell'ente all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dal custode amministratore giudiziario avvocato Gregorio Costantino. Mi rincresce appurare che di tale atto non vi sia segno nella memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato, nella proposta di scioglimento e nella relazione ministeriale. Nondimeno vorrei rammentare che l'amministratore giudiziario, rifacendosi a quanto stabilito con provvedimento emanato dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha ammonito il Comune di Stilo affinché non venisse dato corso al progetto di demolizione dei fabbricati in questione, attesa l'esistenza di un provvedimento di confisca dei manufatti, il cui procedimento risultava ancora in pendenza innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Vorrei rammentare che l'amministrazione da me guidata ha dato corso alla demolizione nonostante il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, abbia espresso parere contrario alla demolizione, stante la vigenza del provvedimento di confisca. Vorrei rammentare che ad oggi il suddetto procedimento è ancora pendente presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, stante il duplice annullamento con rinvio operato dalla Suprema Corte di Cassazione. Sulla vicenda afferente ai beni confiscati, conclude Meriello, mi è difficilissimo riportare tutte le operosità poste in essere dal sottoscritto e dalla mia amministrazione. Rassegnerei una lista interminabile di azioni rischiando di essere davvero ridondante. Sono sicuro che unitamente ai miei legali, avvocato Alessandro Princi e avvocato Giuseppe Gervasi, ribadiremo analiticamente ad ogni punto formante l'istanza di incandidabilità.